Avanti adagio dopo le accelerazioni, ora si prende tempo su autostrade. Il Consiglio dei Ministri atteso per le 11 slitta alle 22. L'esecutivo sulla revoca delle concessioni ad Aspi resta diviso. Conte, 5 Stelle e anche PD sono favorevoli. Italia Viva invece fortemente contraria. Bisogna avere la capacità di negoziare in nome dell'interesse generale, non di rispondere con atti propagandistici che da circa 2 anni non portano ad alcuna decisione. Anche dalle opposizioni la richiesta di trovare una via d'uscita. Mi viene il dubbio che al governo non ci siano solo incapaci, ma ci sia qualcuno che ha l'obiettivo di svendere le aziende del nostro paese. Spunta intanto l'ipotesi di un commissariamento nella speranza di trovare prima o poi una soluzione definitiva. Se ci sono stati problemi di inadempimenti, la responsabilità va sul management, soggetto ad azioni di responsabilità, non sulla cittadinanza. Che parole quelle di Conte che giungono dal castello di Meseberg in Brandeburgo al termine del faccia a faccia di ieri con la cancelliera tedesca Merkel alla guida anche del semestre europeo. Si prova a trovare una linea comune da portare al vertice di venerdì a Bruxelles. La posta in palio altissima, il recovery fund, il piano di aiuto per uscire dalla crisi di 750 miliardi di cui almeno sulla carta circa 170 potrebbero andare all'Italia. La cancelliera vuole a tutti i costi trovare un'intesa tra i 27 paesi, ma si teme al ribasso. Le resistenze sono tante, a cominciare da quelle dei cosiddetti paesi frugali: Austria, Olanda, Danimarca e Svezia.